c'è una circolare che risale al 1966, che in questa circolare si dice che ogni 3 mesi va fatta l'ispezione semplice, cioè visiva, e ogni anno va fatta l'ispezione complessa. È con Giovanni Cardinali, per tanti anni ingegnere capo della provincia di Arezzo ed esperto di caratura nazionale, che abbiamo voluto scattare una prima fotografia della situazione aretina e non solo in tema di ponti e infrastrutture alla luce dei fatti di Genova. La circolare che lui cita prevede infatti controlli meticolosi nelle migliaia di infrastrutture piccole o grandi di cui l'Italia è disseminata, ma che in molti casi, dice l'ingegnere, sono a fine vita. Qualsiasi opera dell'uomo, in questo caso sono manufatti stradali soggetti a fatica, perché sono continuamente sollecitati da carichi eccezionali per niente prevedibili nel periodo in cui furono realizzati, e hanno una vita media dai 50 ai 100 anni, può arrivare anche a 100 anni se fanno una manutenzione rigorosa, preventiva e con tanto di consistenti investimenti. Se non la fai, la vita media diminuisce, e quindi a quel punto la manutenzione straordinaria rischia di diventare così costosa da rendere indispensabile invece una demolizione o una sostituzione, come già avvenuto su alcune travate, su alcuni viadotti del 45. C'è un'altra demolizione che noi abbiamo testimoniato verso Canili, è la stessa situazione quella? Sì. Purtroppo okay. Il destino di tutte queste infrastrutture è quello di essere prima o poi tutte demolite e ricostruite, perché le tecnologie che sono state usate 50 anni fa non sono più affidabili. Si notano dei segnali premonitori di lesioni che potrebbero aggravarsi nel tempo, infiltrazioni d'acqua da aggiunti di idratazione, come per esempio sta avvenendo adesso sul ponte di Passa Giovanni Valdarno, perché i giunti non sono eterni, anch'essi ne danno una durata media di 10-15 anni. E a quel punto bisogna fare una diagnostica molto più accurata, un prelievo di materiali, tipo biopsie, e le biopsie si fanno per gli umani, esami di laboratorio di questi materiali, endoscopia nel caso del cemento armato precompresso nelle guaine che hanno i trefoli pretesi all'interno delle travate, analisi termografiche per verificare il posizionamento dei ferri, e anche addirittura tomografia ultrasonica per rilevare la presenza di cavità negli impalcati. Tra i sorvegliati speciali di questo territorio c'è anche il ponte romanico Ponte Aburiano, che sta subendo il suo secondo step di restauro. Soprattutto Ponte Aburiano non è tanto un problema strutturale, anche se viene sollecitato da carichi per niente assimilabili a quelli di 800 anni fa, però ha problemi nelle strutture fondali, che si comportano abbastanza egregiamente, ma che vengono completamente scalzate dalle correnti di piena. Però ecco, diciamo, gli strumenti per verificare ci sono tutti, insomma, non è che tra l'altro noi abbiamo una classe. Scusami, ti faccio una domanda: ci sono gli strumenti e ci sono anche i finanziamenti per poter fare queste. Quello è il problema, magari. Quello è il problema. Finanziamenti sono ridotti al domicino. Per l'ANAS negli ultimi 3 anni sono stati fatti investimenti consistenti e previsti addirittura 11 miliardi di euro nel contratto di programma 2016-2020, però per esempio le province sono cominciate male, sono veramente non so ecco come si possa prevedere un futuro di agibilità di molte opere d'arte, di proprietà delle province, anche della stessa regione, in carenza di finanziamenti. Finanziamenti, tra l'altro, cospicui, che necessitano anche per fare attività diagnostiche.